I farmaci. Unità di intervento in caso di particolare di emergenza per quanto riguarda il fabbisogno somalo e anche talvolta per quanto riguarda il fabbisogno dei paesi vicini. Il nostro paese ha molte malattie infettive diverse come malaria, tubercolosi, malattie gastrointestinali, anemia, parassiti. Così noi produciamo tutti i farmaci che sono necessari per combattere queste malattie. Maggior parte dei nostri laureati somali sono laureati nella nostra università che il governo italiano ha costruito. Maggior parte degli altri esperti italiani della Fondazione Carlo Erbe sono 9 persone. E l'assistenza, la cooperazione con la controparte italiana, per quanti anni durerà? Questo era previsto di 2 anni che già hanno terminato, però noi siamo adesso in attesa di prolungare, se il governo italiano ci permetterà un'altra volta di un altro contratto. Anzi, e per il resto esportati in Italia in base ad una recente legge che favorisce gli investimenti stranieri. Il nuovo mattatoio, 5 km all'interno, è invece un modello di efficienza e di igiene. Costruito sempre dalla ditta Giza con la spesa di 8 miliardi forniti dal FAI, si avvale di macchinari concepiti proprio per soddisfare i dettami musulmani in materia di macellazione. La bestia, rivolta alla Mecca, deve essere sgozzata e il sangue deve colare prima che la testa sia completamente staccata dal corpo. Pressoché interamente automatizzato, valorizza al massimo tutte le classi di carne, con una gamma completa di prodotti finiti. Dotato di un laboratorio per le analisi veterinarie e di ampie celle frigorifere, può lavorare oltre 1000 capi al giorno. Soddisferà non solo il mercato interno, ma anche quello estero, molto più esigente. Il recupero di tutti i sottoprodotti, principalmente le pelli, ci porta all'ultimo anello dello sfruttamento industriale integrale del patrimonio zootecnico, la concia delle pelli. Quelle lavorate finora in Somalia sono buone sì e no per coprire le capanne dei nomadi. La conceria realizzata a Mogadiscio dalla Giza in associazione con la Sosir è costata all'Italia poco più di 13 miliardi. Lavorerà oltre 400.000 metri quadrati all'anno di pelli di cammello, bovini, pecore e capre. Tutte le fasi di lavorazione si avvalgono delle più moderne e sofisticate tecnologie del settore. Macerazione, calcificazione e decalcificazione, scarnitura, spelatura, concia al cromo, solidificazione, tintura, ritaglio, asciugatura al forno, laccatura, sbalzo, misurazione.